Bentornati a un nuovo video e finalmente parliamo un po' di scoperte, di novità di quest'ultimo mese. Ma ne ho tantissime, talmente tante che non so se riesco a farcele stare tutte in un video. La prima novità assoluta è stata la scuola di Manuela Rodriguez, che appunto è stata a Genova lo scorso fine settimana, lei è arrivata giovedì. La scuola c'è stata sabato e domenica pomeriggio. Io è la quarta scuola che faccio di Manuela. È una scuola di trucco, di make-up bellissima, in cui si sta insieme, si imparano tante cose, lei è bravissima, segue ognuna di noi, ognuno insomma, ognuno sì, delle partecipanti, ed è stato veramente un successo. E tra l'altro tornerà, ve lo spoilerò, a novembre, probabilmente ne farà due scuole, farà la basic e il corso avanzato, quindi insomma ve lo dico già, tanto insomma ci sentiamo sicuramente sia qui che su Instagram. Già due ragazze mi hanno scritto che vogliono venire, appunto su Instagram mi hanno scritto che vogliono assolutamente partecipare. Allora, c'è stata la scuola di Manuela, successo clamoroso. E quest'anno si è superata perché ci ha omaggiato di questa fantastica borsa, spero vediate perché c'è un po' di sole che va e viene, veramente bellissima, che utilizzerò probabilmente per andare al mare, e quindi insomma sono troppo troppo felice, quindi grazie Manu per questo regalo stupendo. Ma i regali di Manu non sono finiti, perché io non credo a questo punto di avervi fatti vedere i regali di compleanno, perché adesso forse ve li ho fatti vedere su Instagram, ho un po' di, no? Sono un po' confusa. Allora, crema viso mi ha regalato una crema viso che mi piace tantissimo, perché lei mi ha regalato due prodotti di Ischia Terme, perché sa che io amo questa azienda, appunto, di Ischia. Allora, la crema viso è fantastica perché è molto leggera, la linea è la Perfection Totale, crema filler per le pelli mature, quindi qui dice liscia la pelle, allora leviga la pelle, riduce le imperfezioni e anche la protezione UV. Ecco, è questa e la sto utilizzando già appunto da quando mi è arrivata per il mio compleanno, quindi maggio, fine maggio, e ora non ricordo se ve l'ho già fatta vedere, nel caso ve la rimostro perché merita assolutamente. È leggerissima, io la sto già utilizzando come potete vedere, leggerissima, la utilizzo soprattutto alla sera, ma è capitato magari anche al mattino, insomma, dipende, però favolosa, mi è piaciuta tantissimo, così come la crema contorno occhi, favolosa. Questa è la stessa cosa, è un filler anti-age, uniforma, leviga e riempie. Questa la utilizzo a volte alternando ad altri prodotti, sia mattino sia sera. È un bel tubo da 30 ml, quindi insomma il doppio rispetto agli altri. Spesso io la utilizzo con quel dispositivo che ho per la zona da utilizzare per la zona del contorno occhi di Omedix. Non ce l'ho qui da farvi vedere, ma ve lo feci vedere. Aspettate, non ve l'ho fatta vedere. È una cremina leggera che mi piace tantissimo, si assorbe molto velocemente. Io sinceramente proprio l'adoro, mi è piaciuta tanto tanto tanto, ma non è finita qui perché lei mi ha regalato un prodotto di Canebo che si chiama Refreshing Powder Wash. Sono delle, anche questo ve l'ho fatto vedere su Instagram, sono delle, come possiamo definirle, tra l'altro il pack stupendo, fate provare perché poi a me piace condividere, anche se beh, questo è un regalo, però fate provare, alla mano non l'ho detto, alla Carolina gliene avevo date uno o due di queste, che sono queste, come possiamo definirle? Queste piccole capsule che contengono una polverina che voi mettete nella mano, passate un po' con le mani umide, fa una schiuma fantastica e vi deterge il viso, ve lo lascia bello morbido, fa una bella schiuma. Sono prodotti veramente fantastici e li sto utilizzando. Proprio un altro pianeta, ecco, diciamo così, un altro pianeta. Poi sempre lei mi ha regalato due prodotti di Diego Dalla Palma. Ora non vi dico qui cosa non ho di prodotti da mostrarvi, non avete idea. Eccoli qua, sono sommersi perché veramente ho comprato tanto, ho avuto anche tanti regali, ma tanto ho anche comprato. Allora, questo prodotto di Diego Dalla Palma mi sta facendo impazzire.
Si chiama Sunset Vibes, polvere compatta per viso. È una polvere bellissima per l'estate. Partiamo dal pack. Tanto adesso farò un mega ordine dalla Manu, quindi Manu, aspettati il mio ordine e anche quello di Carolina, tra l'altro sempre lei è la mia collega. Ha uno specchio, ho messo il rossetto un po' così, ve lo dico. Vabbè, non ci facciamo caso. Ha lo specchio e poi questa è la polvere. Ma guardate cosa non è. Non è un blush, non è solo un blush. Io lo utilizzo, si utilizza, sapete, col pennello fatto anche così perché praticamente viene sfumata, è sfumata dal color terra fino al corallo. Adesso vi faccio vedere uno swatch. No, ma io impazzisco per questi quindi blush terra. Poi magari farò un Get Ready With Me quando ce la farò. E un rossetto stupendo, di sempre di Diego Dalla Palma. Lei sa che non amo i matte, gli opachi, quelli che si seccano le labbra. Questo infatti è un rossetto lucido semi-trasparente, che poi non è proprio tanto trasparente. È il numero 141 ed è favoloso. Ma io i rossetti di Diego Dalla Palma vi devo assolutamente poi fare un video su tutti i rossetti che posseggo perché me li ha regalati tutti lei praticamente. Ed è questo, cioè vedete, non è proprio trasparente, è molto morbido, molto sì, come piace a me, ecco. Stupendo. Quello che indosso in realtà è un altro, adesso vi faccio vedere. E con la mano diciamo che abbiamo chiuso per quanto riguarda il beauty, perché poi mi ha regalato anche altre cose non beauty. Poi, ecco, passiamo a Kiko. Da Kiko sono stata con la mia collega un giorno che ci hanno fatto uscire all'una dall'ufficio, siamo uscite prima, e siamo state appunto da Kiko e anche da Tezenis, dove ho comprato qualcosa che forse avete già visto su Instagram. Allora, abbiamo preso, e c'era il 2 più 2, quindi ne abbiamo approfittato, no? Quindi un prodotto l'abbiamo pagato, uno no, e lei uguale. Allora, della collezione Ocean Feels ho preso un blush Feel. Un blush stupendo che è il numero 01, che si chiama 02. Boh, leggo cose che non esistono. Bonmin, scusate, Bonmin. Il pack è questo azzurro bellissimo che conoscerete perché insomma celeberrimo. Io credo di averlo visto in un video di Pink Fashion 1985, ovvero Alessia. Credo di averlo visto da lei, me ne sono innamorata e quindi ho deciso di acquistarlo. Super pigmentato e mi piace da pazzi. Oggi ne indosso un altro. Ok, il rossetto in questione è questo. Questo è sempre della Ocean Feel ed è il numero 03. Allora, pack strepitoso. Spero vediate, tutto dorato e tutto zigrinato. Ed è a calamita. No, ma guardate cosa non è questo rossetto, tutto fatto così attorcigliato, e questo è il colore stupendo. Vabbè, ma io per i rossetti vado fuori di testa. Allora, sembra opaco, un po' forse lo è, ma non molto. E durata così così, ma a me non durano, va bene, lo sappiamo già. Poi io tiro fuori qualcosa perché così a caso mi è arrivato un pacchettino da La Vera e ve lo volevo mostrare. Ve ne ho parlato su Instagram. Seguitemi su Instagram, vabbè, ve lo dico sempre. È un trattamento della durata di 7 giorni, sono 7 fiale e un trattamento viso rassodante intensivo due fasi, sono quindi 7 fiale. Voi le potete fare o per una settimana intera, quindi facendo un trattamento, oppure utilizzandone una a spot, quindi ogni tanto, e quindi lo inizierò poi a utilizzare molto volentieri, bio certificato, bio e anche vegan. Poi mi è arrivata una maschera, ma non faccio adesso la recensione, perché pensavo di fare un video particolare su tutte le maschere, fare 10 maschere e mostrarvele proprio in azione. Quindi insomma ve la cito, ma non è una recensione. Da Origins mi è arrivata questa maschera che ho già provato, che mi fa impazzire, tramite Octoly, e è molto interessante perché fa parte del progetto Green the Planet. Quindi viene piantato un albero, c'è un codice qui, viene piantato un albero e io posso poi
geolocalizzarlo, scoprirlo, quindi osservarlo e anche dargli un nome. Quindi insomma sono felicissima di questo, magari lo faremo insieme questo procedimento. Poi altre novità che erano uscite, che non vi avevo fatto vedere, sono due prodotti di Natura Equa. Anche qui avevo detto che volevo fare un video monografico su Natura Equa, ma chissà se ce la farò mai. Intanto ve le nomino, ve le cito perché sono due prodotti fantastici. Sto parlando dell'acqua micellare bio, una delle migliori, se non la migliore tra quelle bio mai provate. Non brucia, struca bene gli occhi, stiamo parlando della linea Le Due Rose, è biocertificata perché adesso sono prodotti biocertificati, IAB e vegan, ok? E poi c'è il latte detergente che come vedete ho già utilizzato, sono arrivata qui, è un latte detergente molto fluido, secondo me adatto alla stagione calda. Poi il rocher, ho comprato qualche novità, ho fatto un ordine, avevo preso questa della linea Anti-Age Global, avevo preso questa lotion attivatrice al nettare vegetale di Gemma, quindi appunto è una lozione da utilizzare appunto perché prepara la pelle e attiva la luminosità, ecco, fa parte di tutta la linea. E di questa linea vorrei prendere la Essence, che poi è il siero fondamentalmente, e avevo preso anche questo che ho provato ancora poco, però è sempre della stessa linea, l'Anti-Age Global, è un piccolo, piccolissimo flaconcino che è il Dark Spot Concentrate, quindi si utilizza solo ed esclusivamente sulle macchie, quindi non su tutto il viso, ma solo sulle macchie. Non vi so ancora dire, ecco, se è efficace oppure no, ma ne riparleremo. Parliamo un po' di low cost, Lidl. Allora, da Lidl veramente sta spopolando ogni tipo di prodotto. Allora, questi due nella mia Lidl non l'ho mai trovata, me li ha presa la mia collega, è stata carinissima e mi ha preso questi che attualmente non sto utilizzando perché adesso fa veramente caldo. La crema viso giorno anti-age al latte d'asina bio perché sono un po' prodotti molto molto idratanti e questa invece è quella notte, però insomma ve li volevo segnalare, li ho provati ma adesso poi li archivio e li metto quindi sotto nelle mie ceste per poi essere tirati fuori in autunno. Ho preso, anzi no, sempre la mia collega perché anche questo non l'ho trovato, Hydro Effect di Sien, il serum, il siero con due acidi ialuronici per pelli secche o molto secche. E ragazze, questo credo che quest'anno sostituirà il mio amatissimo Elan siero idratante di Elan perché quest'anno non l'ho comprato perché in realtà ho anche quello di Naturals, ne ho altri e quindi insomma penso che utilizzerò lui. È veramente un siero leggero leggero idratante, quindi una volta tornata a casa dal mare questo veramente reidrata la pelle perché sappiamo che la pelle si secca molto durante l'esposizione. Ah, sempre acido ialuronico, ho preso questo su Amazon di Vichy che è per la zona del contorno occhi. Sapete che l'anno scorso avevo comprato il Mineral 89, quest'anno è uscita la versione per gli occhi. Questa la utilizzo magari al mattino quando ho quelle borse e gli occhi magari un po' più gonfi. Fatto così piccolino, sono 15 ml. E sì, sono 15 ml ed è fatto così un gel molto fresco. Questa è un po' la novità, quindi non vi so dire perché questo è proprio di adesso, recentissimo. Ah, sempre la Lidl è uscita la linea baby. Allora, il sapone è nel bagno di mio marito, quindi non vi so dire, cioè gliel'ho preso per lui. E invece per me ho preso questa crema viso e corpo delicata, l'ho utilizzata sul corpo, Bio Bebè, è biocertificata con la certificazione IAB e Vegan OK, e quindi senza parabeni, eccetera. Ma insomma, Lidl ci sta stupendo con delle grandi, grandi novità. Poi, questa mi era arrivata mi aveva scritto su Instagram Garnier Italia, e sono stata felicissima. Perché io sto utilizzando con grande piacere il gel detergente Lemongrass al mattino che non secca assolutamente la pelle e mi hanno inviato questa crema idratante all'argan. È comunque leggera, ne ho già utilizzata parecchia,
sì, ce l'ho già da un bel po', e certificato EcoCert, mi piace, però forse adesso anche questa la archivierò per l'autunno. Poi, così, una chicca che ho trovato di una limited edition di Essence, bellissima, questa era la Good Vibes, Good Memories. Questo è un blush trio, questa era appunto la linea, e niente, me ne volevo parlare perché appunto il blush è quello che indosso, uno di questi, qual è? Un mix tra questi due avevo fatto, e niente, io quando vedo le palette blush, palette viso, impazzisco. Poi, un'altra novità, ho trovato finalmente questo, non mi ricordo se l'avevo preso da Tigotà o da Acquesapone, il nuovo correttore Infallible di Mordant Concealer. Io l'ho preso, ah no, da Acquesapone, ora mi è venuto in mente, 325 bisque, forse ve l'avevo già fatto vedere, ora non ricordo. Mi piace tanto, sapete cosa faccio io spesso? Lo metto su tutto il viso, cioè non su tutto, faccio 1, 2, 3, 1, 2, 3 al mattino, pennello oppure beauty blender e ciao, vado in ufficio. Mi piace tantissimo, quindi finora che non sono ancora abbronzata è perfetto. Sono stata in una farmacia a fare un trattamento di questa marca, la Soha Sardinia, non so se la conoscete, è fantasmagorica come marca. Ho preso anche qualcosa alla Manu, infatti ho preso due kit, uno per me e uno per lei, di prodotti che sono il latte detergente, che poi me l'hanno anche regalato un altro, perché vabbè, mi conoscono, sono sempre molto carini, e l'elicriso, latte struccante all'elicriso viso e occhi, questo. Poi all'interno c'è il gel detergente sempre all'elicriso, che è questo. Sono prodotti fantastici. Fatemi sapere se li avete già provati perché sono qualcosa di eccezionale. Poi il tonico viso rigenerante, sempre all'elicriso. E ultimo prodotto è questo, che è l'acqua micellare idratante, la Hydra Maris. Insomma, anche questi prodotti sono molto interessanti. Poi, Labcare mi ha inviato alcune nuove referenze. Anche queste ve le ho fatte vedere su Instagram. Collo e décolleté Lift Nero, ovvero acido ialuronico concentrato, effetto tensore, ridensificante, ristrutturante. Ne ho bisogno. È mio questo, ne ho bisogno. Infatti l'ho già messo in uso. E è un gel, tra l'altro freschissimo, adatto anche alla stagione. E anche l'acido ialuronico nero concentrato, è un tubetto che ho già utilizzato ad esempio stamattina come siero, eccolo qua, è in gel, quindi è molto molto fresco. Poi mi ha mandato i solari, poi c'è anche un altro che non trovo più, quindi solari, SPF 50 viso, SPF 30 sempre viso, e poi un altro tubo che è invece quello che accede all'abbronzatura, che adesso deve essere rimasto di là. E non ho più trovato, sempre da Lidl, i pennelli. Ho trovato i pennelli, sono stata fortunatissima, sugli 8 euro c'era la pochette e c'erano 8 pennelli, se non erro, ma guardate, sono fantastici. Ci sono pennelli occhi, pennelli viso, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, morbidissimi, fatti anche molto bene. E quindi niente, sono stata troppo felice di averli trovati e ce l'ho fatta farvi vedere tutto, quasi non ci credo. Sì, direi di sì, ce l'ho fatta. Qui adesso sul divano c'è il mondo, ma io adesso metto a posto tutto e niente, sono stata un po' veloce, un po' rapida, ma volevo farvi vedere tutte queste grandi novità molto interessanti. E fatemi un po' sapere voi in un commento quali sono le vostre, quindi le vostre scoperte, ma secondo me manca qualcosa all'appello che ho dimenticato di là perché ho troppe cose ultimamente da provare. Vi abbraccio, vi mando tanti baci, ci vediamo presto con un nuovo video. Vi voglio bene. Ciao!